Vi consiglio per la visione di questo video un caffè, un ginseng, una tisana normale, non miracolosa, o qualsiasi cosa perché abbiamo molto di che parlare. In questo sacchettone ci sono tutti gli empties, tutti i prodotti che ho finito durante il periodo estivo, durante le vacanze e anche ormai settembre, siamo più di metà di settembre, quindi anche durante il mese di settembre. Buona visione. Iniziamo sempre molto random. La prima cosa che esce fuori, ce la togliamo ed è questo bagnoschiuma di Tesori d'Oriente. Doccia crema aromatico. Questa l'ho comprato, io ho usato per anni il muschio bianco, come penso tutta la mia generazione, fra profumo spray, bagnoschiuma, eccetera. Di Tesori d'Oriente abbiamo usato tutto il muschio bianco. Questo era tè verde matcha. Io non ho mai assaggiato il matcha, so solo che è verde, non so che sapore abbia, mi dicono nessuno. E non lo assaggerò perché non è che mi faccia impazzire. Quindi tè verde matcha, il profumo è buono, è un tè verde maschile, è un tè verde profumato, molto molto buono. A me piacciono i Tesori d'Oriente d'estate perché sono facili da tenere in borsa, sì, in borsa, in doccia, si attaccano bene e poi insomma fanno il loro lavoro, quindi mi è piaciuto. Poi i profumi rimangono dei Tesori d'Oriente, è una cosa che mi piace moltissimo, le bagnoschiuma. Poi iniziamo dalle maschere viso che ci sono qui che escono fuori. Abbiamo una prima maschera di viso di Dr. Jart, questa mi è stata inviata, ma mi è stata inviata fallata, nel senso che c'era la questa si chiama è una rubber mask Hydration Lover, quella azzurra per pelli appunto da idratare, una maschera idratante. Abbiamo due fasi, il primo step è applicare quello che c'è qui dentro e il secondo step è applicare la maschera in foglio, che non è proprio un foglio di tipo cotone, vi dico, non so bene di cosa sia fatto perché non c'era e quindi niente, non vi so dire niente, mi è arrivata chiusa, era sigillata, quindi era assolutamente nuova, ma probabilmente era difettata da quando è uscita, insomma, quindi non so. Poi abbiamo una serie di maschere. Sì, abbiamo una serie di maschere. Allora, Patchology Flash Patch, patch in gel a base di caffeina, collagene, acido ialuronico che trovate da Sephora. All'interno della confezione ce ne sono 5. Il prezzo non me lo ricordo, ma se li ho comprati perché avevano un prezzo abbastanza modesto per essere provati. Mi sono piaciuti. Li ho trovati un po' piccolini. Io sono abituata a patch con tornocchi che siano comunque abbastanza grandi. Questi li ho trovati un po' piccolini, però comunque mi sono piaciuti. Hanno un effetto rinfrescante. Poi a livello di borse e occhiaie non ho visto nulla, però appunto per quando vi svegliate la mattina o comunque avete una giornata pesante, io li faccio di solito quando mi sento molto congestionata. Questi sono andati molto bene. Poi abbiamo due maschere Dr. Jart, quelle classiche in foglio. Una è la Clearing Solution ed è una maschera schiarente purificante che mi è piaciuta, pur io non essendo un'amante delle maschere in tessuto, questa non era fastidiosa da indossare, anzi stava su bene, l'apertura degli occhi era giusta, quindi mi è piaciuta e la promuovo. Questo invece è il Cheek and Eye Lift, praticamente sono dei patch grandissimi, ok? Se prima ho detto che quelli erano piccoli, questi sono grandissimi, vanno a coprire tutta questa zona qui e hanno un effetto liftante, rassodante della zona appunto del contorno occhi e dello zigomo. Mi sono piaciuti perché mi sono sentita subito super compatta quando li ho tolti, quindi questi li ricomprerò, mi piacciono. Poi Origins è uscito con le maschere in foglio, in tessuto, scusate. Io non le avevo mai trovate, ma le ho trovate al duty free, stavo partendo per le vacanze, quindi ho fatto incetta. Ne ho provate due, sono tutte colorate, hanno colori diversi. Quella viola è a base di violetta ed è la maschera nutriente, quella blu invece è quella alla lavanda ed è la maschera non rilassante ma lenitiva, insomma. Vi devo dire la verità, mi sono piaciute, mi piacciono un sacco queste maschere, infatti ne ho altre due di due colori diversi che sto tenendo proprio per l'occasione giusta perché mi piacciono tantissimo. Hanno fatto delle maschere in tessuto che mi piacciono, mi piace quanto sono impregnate, tutto, mi piace tutto. Belli, belle.
Solare, ho finito un... veramente ne ho finito, anche... ho finito quasi anche l'altro, vabbè. Comunque, un solare. Questo qui è stato il solare rivelazione della mia estate. Sono di Vichy, la linea è L'Ideal Soleil e sono le acque solari che vanno shakerate, sono bifasiche. Questa non usciva più al mare, quindi l'ho buttata. C'erano tre tipi, idratante, antiossidante e l'abbronzatura intensa. Tutte hanno l'SPF 30, quindi hanno un SPF altissimo, si vaporizzano, che è una bellezza, sono rinfrescanti, non vanno massaggiate, le potete riapplicare quante volte volete, veramente il solare svolta di quest'anno sono queste. È finita e ne ho ricomprata un'altra che adesso è quasi finita, comunque l'anno prossimo non la userò più, quindi la vedrete prossimamente quando metto a posto il reparto solare del che guardo, perché è la del beauty. E comunque svolta, mi sono piaciute un sacco, complimenti Vichy. Poi questo l'ho buttato, ma in realtà era il contenitore che anni fa, nei secoli dei secoli, conteneva l'acqua super abbronzante, idratante, antisale, che io non ho mai usato. L'ho sempre tenuto come spruzzino per l'acqua, ma quest'anno mi sono accorta che l'anno scorso non me ne ero accorta, ma si era intasato e quindi non vaporizzava più. Io lo utilizzo, gli spruzzini me li porto in borsa perché mi sciacquo le mani, vaporizzo sulle mani, spruzzo l'acqua sulle mani, quindi acqua normale, anche di mare, quella che è, e mi pulisco le mani oppure i piedi, eccetera. Stando spesso all'ombra è raro che abbia bisogno di vaporizzarmi, a meno che non ci siano 800 gradi, siano le 2 di pomeriggio o mezzogiorno, ma di solito sono all'ombra a quell'ora. Poi Wilkinson anche quest'anno ha riproposto i rasoi. Io amo i loro rasoi. Questo è lo Intuition Dry Skin, che è quello che all'interno, scusate, al lato della... perché è finita un'altra cosa, due altre cose, ecco perché faccio rumore, che all'interno della... scusate, attorno alle lame ha una saponetta che vi permette di radervi solo con la pelle bagnata, ovviamente non asciutta, senza usare mousse, bagnoschiuma, insomma qualsiasi cosa, e lascia la pelle super idratata. In più ovatta un po' la lametta, quindi non rischiate di tagliarvi o di affettarvi. Io mi affetto sempre il ginocchio, una parte del ginocchio sempre. E quindi niente, mi sono piaciuti. Adesso sto usando un altro che avevo, che sicuramente vi inserisco prima o poi perché mi è piaciuto ancora più di questo, quindi questo mi è piaciuto tanto. Detergente intimo di Sapi Med, il Sapi Gen K, ed è un detergente che mi avevano inviato per fare una collaborazione su un post su Instagram, ed è un detergente intimo in azione lenitiva, estratto di cappero e aloe vera, molto molto naturale, è assolutamente privo di ogni cosa, buonissimo, tantissimo, perché sono 250 ml, mi è piaciuto. Anche l'odore sapeva proprio di... sì, è molto balsamico, quindi molto rinfrescante soprattutto per l'estate. Il mio fedele alleato anche questo dell'estate, come ogni anno, è Off Ne Punti Ne Unti, il mio preferito in assoluto, perché come allontanare le zanzare questo dal mio corpo? Non lo allontana nemmeno l'Autan o qualsiasi altra cosa. Io ho provato Autan, ho provato quelli naturali, non ce n'è, mi mordono comunque. Io poi sono una calamita per le zanzare banchettano sul mio corpo, anche se ce n'è una sola, e ci sono 50 persone, è mia. Quindi Off Ne Punti Ne Unti è la mia certezza. Un prodotto per i capelli che avevo da tantissimo tempo, infatti ho detto forse è il caso di cestinarlo, è lo Unique One della Revlon, che è praticamente un trattamento 10 in 1, va bene sia come spray protettivo al mare, come districante, come balsamo senza risciacquo, riparatore, protettore per il foam, cioè fa tantissime cose. L'originale ed il mio preferito è quello completamente rosso. Questa è la versione coconut, quindi al cocco, che sinceramente non credo siano proprio uguali a livello di inci, cioè di ingredienti, non credo, perché non hanno lo stesso effetto, quindi non vorrei dare la colpa al cocco, ma no, preferisco sempre il rosso.
Prodotto per i capelli, la maschera riparatrice idratante di Diego Dalla Palma della linea O Sole Mio. Questa avevo comprato il kit, mi sembra ve l'avevo fatto vedere in qualche video fa. Mi è piaciuta, ho usato anche lo shampoo, adesso non so se è qua o ancora su. Boh. Comunque mi è piaciuto, mi idrata bene, districa bene, mi piace l'effetto sui capelli, mi piace molto. Ho avuto modo di provare questo campione di Dior, il nuovo Dior Backstage, il fondotinta, che è questo nella bottiglietta di vetro. Ha avuto una reclam pazzesca soprattutto sul web. L'ho provato 2-3 giorni, il campione mi è durato 2-3 giorni, l'ho trovato un bel fondotinta, quindi ho conservato questo per farvelo vedere che mi è piaciuto, insomma. Ho finito un profumo ed ho finito il Narciso Rodriguez Forer Eau de Parfum, che mi manca, mi sa che me lo ricompro. Lo sapete, andate a vedere il video sui miei profumi, ci sono vari video sul mio canale appunto che riguardano i profumi, devo farvi l'aggiornamento su quelli che sto usando adesso, lo so, sono in ritardo, lo so, perdonatemi. Comunque se volete le note olfattive sono lì nel video. Un altro profumo che ho finito ed è Eccentric Molecule 01. Questo è un profumo artigianale, un profumo di nicchia, la nota principale è questa molecola che cambia da persona a persona, è stupendo. Io lo uso anche come base per gli altri profumi, cioè vaporizzo prima questo e poi ne metto un altro per aumentarne la durata, cambiarlo, modificarlo perché si adatta molto alla pelle ed è un profumo che mi piace un sacco, ogni tanto torna nel mio arsenale. Poi, vabbè, campioncini vari neanche ve ne parlo perché tanto è inutile. Andiamo a parlarvi invece di skincare. Ho finito un siero Darphin che abbinavo a questo trattamento. Questo è stato un trattamento combinato che mi è piaciuto tantissimo. Ve ne avevo parlato, mi sembra, del siero. È l'Idea Resource. È un siero perfezionatore perché va appunto a dare questo effetto levigante sulla pelle, restringe i pori, morbido, si massaggia facilmente e si assorbe. E io l'ho abbinato al fluido in estate, sopra il quale, scusate, dato che ce l'ho qua e ve lo faccio vedere, abbinavo questo che è sempre di Darphin, quindi sono proprio i tre trattamenti insieme, che è il filtro solare protettivo da città SPF 50. Queste tre cose insieme sono state la mia pelle per tutta appunto l'estate e sono dei prodotti ottimi. Io la skincare Darphin la straconsiglio sempre, è un po' alta come range di prezzo però fa dei prodotti veramente meravigliosi e quindi queste tre sono state la mia salvezza estiva. Ultimo prodotto di skincare, poi passiamo al make up, abbiamo solo make up, è il balsamo labbra di Mediterranea a base di acido ialuronico. Questo l'ho finito tutto, è completamente finito tutto. Io quelli in stick, i balsami labbra in stick, li tengo nella pochette del make up perché la mattina prima di iniziare a truccarmi me lo applico e poi ho le labbra pronte poi quando vado in macchina se voglio applicarmi il rossetto. Questo l'ho divorato, mi è piaciuto un sacco, super promosso. Passiamo al make up. E qua abbiamo un sacco di cose. Prima due correttori, entrambi fatalità di NARS, due miei amori per sempre. Il Radiant Creamy Concealer nella colorazione Custard, questa è la mini size che trovate da Sephora. Ve ne ho parlato all'infinito di questo correttore, forse il mio correttore preferito in assoluto sulla faccia della terra. Per effetto luminoso, per coprenza e per durata vince qualsiasi altra battaglia. E infatti nemmeno questo l'ha, come vedete l'ho finito però tutto, l'ha superato. Ed è sempre di NARS, la versione opaca, sempre nella colorazione Fatalità Custard, anche se non corrispondono perfettamente le due colorazioni, quindi andate sempre in negozio a sbocciarle. Questo è il Soft Matte Complete Concealer, che a differenza del Radiant Creamy ha un effetto più opaco, più matte, ma secondo me è più leggero, quindi questo mi è piaciuto, però non mi dava quella coprenza che mi dà il Radiant Creamy, quindi l'ho usato, però ecco, se devo scegliere scelgo l'altro. Prodotti per le sopracciglia sono ben 3 matite. La prima matita è di Benefit, della, come si chiama? Ultra Fine Brow Defining Pencil, colorazione 5, della matita a micromina.
Non mi ricordo se la colorazione 5 era perfetta, ma non ricordo bene, forse no. Comunque la matita di per sé mi è piaciuta tantissimo. Io adoro le micromine, come potete notare ne ho finite altre due. Una è la classica di Nabla Brow Divine, che ogni tanto ricompro perché comunque mi piace come matita. La mia colorazione perfetta, perfetta, è Neptune. E l'altra invece è di Smashbox, è la Brow Tech Matte Pencil colorazione brunette. Anche questa ne ho ricomprata più di una di queste, diciamo che sono quelle che mi piacciono un pochino di più. Ho finito, cioè lo butto perché si è separato, è diventato tutto nero, tozzo, il brow set di MAC. Non mi ha fatto impazzire, cioè sinceramente credo che ci siano dei gel per fissare le sopracciglia migliori. Poi magari ho sbagliato perché ho preso il clear che poi è diventato brown, forse era meglio che prendo direttamente quello colorato, non lo so. Però adesso per esempio sto usando quello di Benefit e mi piace di più, cioè quello è veramente colla, questo. Poi l'ultima cosa, il primer per le ciglia di Smashbox, questo è il Photo Finish Lash Primer ed è la base per il mascara, che sapete ogni tanto io torno ad applicare perché dà quel quid in più all'applicazione del mascara che ogni tanto ci vuole. Sacchetto svuotato, avevo conservato appunto anche dei campioni, ma lì per lì adesso non mi ricordo più neanche, c'erano proprio delle cartine, le ho tolte perché non ci interessa, noi ci interessano le cose più succulente, non i campioni. Quindi sacchettino vuoto, lo riempiamo un'altra volta e ci vediamo al prossimo video.